Buongiorno amici, oggi una delegazione del ceto dei metallurgici che ho l'onore di rappresentare si recherà a Enna per uno scambio culturale con alcuni delle 16 confraternite presenti a Enna. Cercheremo di raccontare tutto, diciamo, il viaggio dei metallurgici e gli incontri. Siamo accomunati da che cosa? Da un forte senso religioso, perché noi discendiamo dalla pietà popolare. Quindi rappresentiamo per esempio le 16 confraternite di Enna, sono legate perché la più antica risale al 1200 ed è la confraternita del Santissimo Salvatore. Ringraziamo per l'accoglienza che ci state riservando anche oggi qui al Palazzo di Lombardia. Io devo essere sincero, non so, i miei amici che mi hanno accompagnato, è la prima volta che metto piede qui sopra Enna. Ci piace parlare di Settimana Santa, perché la Settimana Santa trapanese non si limita solamente ai misteri, quindi alla processione dei misteri, ma ci sono altri riti religiosi antichissimi che vengono racchiusi nell'arco di questi 7 giorni che la popolazione trapanese vive con molta, molta devozione. La parte della Confederazione Nazionale ha tanti vantaggi, oltre a quello di conoscere, diciamo, l'organizzazione di tante altre realtà nazionali, perché si potrebbe immaginare che le confraternite si appartengono solo da Roma in giù, perché nella regione queste si sono sviluppate nel tempo. Invece non è così, perché le confraternite sono comunque, tradizioni. Per questo l'invito che vi faccio è quello di iscrivervi. Noi magari, perché tra l'altro l'iscrizione... Anche i portatori che portano i gruppi, oggi molti sono volontari, alcuni sono ancora retribuiti, però anche loro hanno una propria storia. Bellissima, abbiamo visto, abbiamo sentito come organizzano loro la loro Settimana Santa, facendo i dovuti paragoni con la nostra Settimana Santa, e chiaramente le cose sono simili ma non uguali, in quanto loro gestiscono il tutto con le confraternite, noi invece con le maestranze. Un'esperienza bellissima, assieme a quella fatta l'anno scorso, se non ricordo male, a Caltanissetta, e anche lì abbiamo trovato delle differenze, allo stesso tempo però abbiamo trovato dei nessi che legano le due posizioni. Spero presto loro siano ospiti nostri a Trapani, in modo tale che ci, allargando i propri orizzonti, conoscendoci sempre meglio, e ognuno di noi porta le proprie esperienze, in modo tale che si possa sempre più migliorare.